GR1. Cordiale saluto a tutti i nostri ascoltatori da Roberto Zampa. Una forte scossa di terremoto, si parlava fino a pochi minuti fa di magnitudo 6,4, sembra che ora sia stata corretta in magnitudo 6.0, ha colpito l'Italia centrale questa notte intorno alle 3.30. L'epicentro, ancora per la verità, non è stato precisato, sembrerebbe dalle prime sommarie informazioni che ci stanno arrivando in redazione che sia più o meno a metà tra le province di Rieti nel Lazio e di Terni in Umbria, potrebbe essere a circa 14 chilometri da Norcia. Poi primi danni ad Amatrice, che è nell'estremo nord-est della provincia di Rieti, quindi siamo ancora nel Lazio, ma anche molto molto vicini al confine con la provincia dell'Aquila in Abruzzo, quindi ha proprio colpito quello che viene considerato per certi versi il cuore dell'Italia. In collegamento il sindaco di Amatrice. Sindaco, buongiorno, la situazione? Okay. Un dramma. Guardate, servono delle unità speciali che tirano fuori la gente da sotto le macerie, tutto qui. Persone sotto le macerie, sindaco? Sì, in paese non c'è più. Per cui ecco, noi la nostra emergenza è che dobbiamo fare in modo che vengano delle unità speciali per tirare fuori la gente da sotto le macerie. Lei riferiva che era difficile l'accesso addirittura. Sì, adesso però stiamo cercando di far sgombrare, diciamo, la strada di accesso. Abbiamo l'elisuperficie, c'è carenza di gasolio, ma ci stiamo attrezzando per fare in modo che, ma l'esigenza adesso è quella di cercare di tirare fuori la gente da sotto le macerie. Qui è un paese che non c'è più. C'è un... Scusate, ma... Posso immaginare, sindaco, la situazione. Lei ha visto diversi edifici collassati? No, ma proprio non ci stanno più. È un dramma. Scusate, io se vi posso utilizzare, scusate il termine, quello di far venire qui nelle nostre zone, perché so che anche a Cumoli la situazione è simile, delle unità che riescono a tirare fuori la gente da sotto le macerie, perché la sentiamo i fridi e io non so che fa. Noi facciamo nostra naturalmente la sua richiesta urgentissima. Grazie. Di aiuto. Grazie. Unità speciali per tirar fuori le persone da sotto le macerie. Che Dio ve le renda merito. È il nostro lavoro, sindaco. Grazie. Possiamo immaginare il suo stato d'animo in questo momento. È drammatico quello che vive. No, sento la gente sotto le macerie, con cittadini, amici, tutto qui. Non ci si può passare proprio. Grazie di tutto. Lei, sindaco, c'è una parte della cittadina di Amatrice più colpita? Una parte... Sì, no, è tutta. È tutta, non è soltanto metà del paese? No, questo non c'è più. Oh,
mi rendo ben conto come possa essere difficile, se non addirittura impossibile, parlare di un trekking dopo aver visto queste tragiche immagini. A distanza di 2 anni dalla sequenza di scosse che hanno distrutto, forse per sempre, inestimabili testimonianze di arte, religiosità, cultura e vita sociale che si erano stratificate nei secoli, il problema drammatico che ora si pone agli abitanti, ben consapevoli che il passato non potrà più ritornare, e quale futuro dare a questi luoghi meravigliosi. Ma forse la risposta è proprio qui: ripartire dalla natura. In questo contesto si è inserito il progetto propugnato dal Club Alpino Italiano Ripartire dai Sentieri, perché la rete sentieristica che innerva le zone montane e pedemontane del cratere sismico del centro Italia è strategica per sostenere il turismo, aiutando la ripresa della vita sociale ed economica, incentivando così le persone a non abbandonare questi luoghi, i loro luoghi, i nostri luoghi. Ripartire dai sentieri è dunque una nobile iniziativa, ma dalle caratteristiche pratiche, nello spirito del sodalizio, per la valorizzazione delle emergenze storiche e ambientali delle zone colpite dal sisma. Il progetto propone itinerari che ricollegano borghi e paesi attraverso l'antica rete di viabilità lenta, in modo da offrire una proposta di turismo sostenibile, un'esperienza di cammino culturale e solidale. Un territorio da percorrere senza curiosità morbose, ma con l'intento di far risuonare passi di vita in sentieri che attraversano luoghi che hanno conosciuto e purtroppo conoscono tuttora grandi sofferenze, con sentimenti di affetto e di vicinanza per quelle forti genti che ancora oggi, nonostante tutto, vogliono che il seme della vita possa rifiorire. Thank you.
but hell, I don't know it at all. One thing that's certain, and I think old Hank would agree, that sure don't sound like country to me. Well, if it ain't broke, don't fix it. If it ain't Johnny is like the high.
Thank you.
città di provenienza Amatrice, anticamente provincia dell'Aquila, ma ormai annessa al Lazio. La pentola con l'acqua è già sul fuoco, perché questo condimento cuoce nello stesso tempo in cui cuociono gli spaghetti. Cominciamo dal guanciale. Taglio delle fette di circa un centimetro, tolgo la cotenna e poi ottengo dei pezzetti di circa mezzo centimetro. Mano a mano li raccolgo in questo piatto. Bene, spostiamoci ai fornelli. In una padella, meglio se d'acciaio, verso un bel goccino d'olio. Poi un bel peperoncino intero, perché poi dopo lo toglierò. E dentro le listarelle di guanciale. Tengo tutto a fuoco basso, in questo modo il grasso del guanciale si scioglierà per bene. E lascio andare per 7-8 minuti. Il grasso del guanciale è diventato trasparente, vuol dire che è arrivato il momento di sfumare con il vino bianco. Sfumare è importante, in questo modo andrei a bloccare la cottura del guanciale e lo lascerei bello croccantino. Aumento la temperatura e lascio evaporare. Metto da parte le listarelle e poi nello stesso fondo vado a versare i pomodori. E li sfilaccio direttamente nel condimento con le mani. Io per comodità elimino il picciolo, cioè questa parte verde. Il condimento deve andare una decina di minuti, il tempo necessario per la pasta. Bene, la pasta è quasi pronta. Posso togliere il mio peperoncino dal sugo, poi regolo di sale e infine unisco le listarelle di guanciale. Mescolo per amalgamare tutto e finalmente posso tuffare gli spaghetti. Se ti piacciono bene al dente, impiatta subito, altrimenti aggiungi un po' d'acqua di cottura della pasta e continua per qualche minuto. Ti ha messo appetito? Cucinala anche tu e poi fammi sapere. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light. Split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never shared. No one dared disturb the sound of silence. Fool, said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you.
take my arms that I might reach you, but my words like silent raindrops fell and echoed in the wells of silence. People bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was for me. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls, whispered in the sounds of silence. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light, split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never shared. No one dare disturb the sound of silence. Fool, said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell and echoed in the wells of silence. People bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was for me. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls, and whispered in the cells and tenement halls, whispered in the sounds. Una frana sul sentiero, massi pericolanti e quotidiane piccole scosse di terremoto ci convincono a interrompere l'escursione. Lasciamo questi posti in punta di piedi, così come vi eravamo entrati, con il cuore gonfio di emozioni contrastanti.
ma con la convinzione che il seme sepolto tornerà a germogliare. Maybe I'm still hurting, I can't turn the other cheek, but you know that I still love you. It's just that I can't speak. I look for you in everyone, and they called me on that too. I lived alone, but I was only coming back to you. Ah, they're shutting down the factory now, just when all the bills are due, and the fields they're under lock and key, though the rain and the sun come through. And springtime starts, then it stops, in the name of something new. And all the senses rise against this coming back to you. And they're handing down my sentence now, and I know what I must do. Another mile of silence while I'm coming back to you.